La circolazione del traforo del Gran Sasso torna alla normalità su ambedue le carreggiate per le rispettive direzioni di marcia entro la serata di oggi. A comunicarlo è Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, dopo la convocazione della società del gruppo industriale Toto nel primo pomeriggio da parte del commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, per la riconsegna della galleria destra, direzione Teramo, del traforo del Gran Sasso e delle relative pertinenze di cantiere, come spiega Costantino Ivoi, amministratore delegato di Strada dei Parchi, ospite del direttore Carmine Perantuono nella rubrica Il Fatto. Questa mattina era in campo questa ipotesi, la leggevo in un editoriale di Domenico Ranieri sul quotidiano Il Centro, che potrebbe esserci anche in campo uno scenario in cui sia Strada dei Parchi stessa che conosce bene, appunto, i dati che lei ci ha dato, come funziona quel tratto, a svolgere, ovviamente su incarico del commissario, questi interventi. La cantierizzazione che Strada dei Parchi ha proposto al commissario e che poi è andata in onda, questa del senso unico alternato, è ad oggi, cioè alle condizioni attuali, l'unica cantierizzazione possibile, perché dopo i casi che si sono verificati negli ultimi anni si è divenuti al fatto che una corsia per ogni carreggiata dovesse essere dedicata al transito dei mezzi di soccorso meccanico in caso di emergenze. Quindi, avendo solo una corsia per canna a disposizione, l'unica modalità con la quale è permesso di andare a fare delle indagini, dei lavori in una canna, è quella di chiuderla e quindi di utilizzare l'unica corsia sull'altra canna con un senso unico alternato. In questo momento, tutti gli interventi sulla parte idrica sono di assoluta responsabilità del commissario straordinario e non sono mai ricaduti nell'alveo delle responsabilità di Strada dei Parchi. Questo comunque non toglie che chiaramente nel momento in cui ci dovesse essere venisse formulata una richiesta a Strada dei Parchi per dare il proprio contributo, ci potremmo adoperare anche noi per andare ad elaborare una soluzione tecnica e proporla. Ecco, quella che mi pare di recepire come ampia disponibilità a tutto da parte vostra si estende anche al fatto di, per esempio, se dovesse essere riproposto un intervento di questo tipo, di essere disponibile ad un tavolo di confronto anche con i portatori di interesse, che sono gli autotrasportatori, che sono gli utenti, anche per eventuali misure di indennizzo, di rimborso dei disagi che comunque andranno a subire. L'agevolazione del pagamento del pedaggio non ci sono consentite in autonomia, noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che è il nostro concedente. Quindi abbiamo studiato anche per quelle che potevano essere eventuali richieste, anche in questo caso, quale fosse l'importo. Non è irrilevante se a questo uniamo il fatto che questa è una fase di indagine, ci saranno dei lavori che avranno durate ben superiori e nel traforo del Gran Sasso si dovrà andare anche a lavorare per l'adeguamento degli impianti antincendio. Non mi sento di suggerire un approccio di questo genere, perché credo che sarebbe un po' difficile da realizzare per i costi eccessivi.